bianchi. Una mostra, ha detto, riprendo le sue parole, per imparare, per conoscere, una mostra per chi artigiano è, ma non ne sa abbastanza, una mostra magari per chi artigiano ad hoc vuole diventare. Che cosa c'è in queste sale dell'archivio storico? In queste sale dell'archivio storico c'è tutta la documentazione che il Palio ha prodotto dalla prima attestazione che conserviamo, quindi a partire dal 1275. Come vedete, calato nell'oggi, il Palio produce tanta documentazione, dalla pubblicità alle note spese, alle deliberazioni del Consiglio Comunale di oggi e del Consiglio del Palio, la stessa documentazione si ritrova nei secoli a partire dal XV secolo. È un modo diverso, se vogliamo, di fare storia, magari un po' più coinvolgente per chi non vuole aprire i libri. È un modo fantastico di fare storia, perché la si fa attraverso i documenti, toccando con mano che cosa ha prodotto la storia. Però io volevo insistere con lei sul fatto dell'aspetto più didattico che ha questa mostra per gli artigiani, ma come ha detto anche la dottoressa, per chi artigiano non era, magari lo sta diventando, per avvicinarsi a quella che è tradizione, a quello che vuol dire proprio essere artigiano, cioè vivere il Palio tutto l'anno. Beh, come sempre le tradizioni devono essere portate avanti dai giovani. Quindi come noi fummo giovani qualche anno fa e siamo riusciti chiaramente a tenere viva la sensazione e l'emozione del Palio, così lo scopo didattico di questa mostra è formare i ragazzi giovani, quindi verranno anche le scuole, sono state invitate le scuole proprio a toccare con mano, come diceva la dottoressa Molina, e questo è un modo anche per formare quello spirito di sangue arena, sembra una frase spagnoleggiante, ma intendendo proprio la passione che i borghigiani e non solo devono metterci nel proprio Palio.